Per i lettori di Vivi Casa Giove con Ernesto Lama, presidente della giuria tecnica del Premio De Regge qui per Artestate 2015 a Casa Giove. Buonasera Ernesto. Buonasera a voi, buonasera, è un piacere essere qui, soprattutto per il Premio De Regge, cioè nel senso il duo comico che ha fatto la storia della comicità, oserei dire mondiale, insieme a Buster Keaton e un altro paio di loro, Chaplin, eccetera. Siamo a quei livelli, voglio dire. Due casaggiovesi doc che non possiamo non ricordare, anche se poi negli scorsi anni purtroppo questo premio è stato addirittura costretto ad emigrare, ma siamo qui stasera. Caro Ernesto, ma è vero questa cosa che a te da piccolino raccontavano più che le favolette i copioni? Sì, in effetti hanno proprio iniziato con il piede sbagliato per me, hanno iniziato a dire... Vabbè, hanno iniziato proprio con Viviani, ha iniziato tutta una dimensione di testi di Viviani e quindi sono cresciuto molto male. Ancora proprio ieri ho festeggiato il mio 36esimo compleanno di teatro. Tanti auguri allora. Grazie, una bella media. A quanti anni invece hai mosso i primi passi sul palcoscenico? Vuoi farti il conto di quanti anni ho? No, assolutamente. No, vabbè, comunque ho mosso 13 anni, compivo 14, sono un bell'uomo di 50 anni. si vede, quindi giovanissimo. Si vede, non fai, si sta dicendo no, scherzo, chiaramente. E questa sera siamo qui a Casa Giove, appunto come dicevamo, per il De Regge, ma è vero anche questa cosa che si dice in giro, tu sei uno stacanovista, non stacchi praticamente mai, a volte arrivi a fare anche 3-4 spettacoli all'anno, ma puoi raccontarci magari sì, prossimamente dove ti vedremo? Diciamo che questa cosa è vero, esco ed entro contemporaneamente dagli spettacoli. Mo per esempio abbiamo fatto il Rossini Opera Festival, quindi sono entrato nella lirica, un'esperienza straordinaria. Poi siamo usciti e con Bruno Garofalo ho fatto una farsa che poi girerà con Lello Giulivo, Rosaria De Cicco. Poi sono stato a Minori, Amici di Minori, a fare un Masaniello. Ora siamo in procinto di riprendere lo spettacolo con io, Giovanni Esposito e Paolo Sassanelli, che è Signori in Carrozza, che ha avuto molto successo l'anno scorso. E quest'anno girerà un po' l'Italia e penso che a Napoli siamo al Diana, finale stagione, e poi niente, siamo a Pompei, a Salerno, diciamo qui in Campania, poi stiamo fuori. Perfetto, allora noi per adesso ti ringraziamo, poi magari ci rivedremo dopo durante l'intervallo, per ora è tutto. Assolutamente sì, divertitevi, perché questi sono giovani, quindi vogliamo vedere... Che cosa succede? Speriamo che su giovani straordinaria, così ci saranno una speranza. Ci saranno, grazie, i nuovi De Regge stasera? Speriamo. E speriamo. Grazie Ernesto.